Adesso ci troviamo di nuovo di fronte all'ennesimo svuota carceri in quest'anno. È l'ennesimo scempio che state facendo voi governo, voi della maggioranza, a quello che è un sistema della giustizia e l'insieme proprio del sistema del diritto penale. Arriviamo proprio a questo provvedimento che diventa proprio un insulto per questa stessa aula del Senato. Un insulto perché prevede un provvedimento che va ad incidere sulle pene prevedendo la liberazione anticipata con un decreto legge. Un decreto legge che, come tutti noi sappiamo, ha un'immediata applicazione. Ci siamo trovati quindi di fronte a un provvedimento che è stato messo subito in esecuzione e poi passato alle Camere per il suo esame. Ma le Camere, anche se poi ne sortirà questo effetto, come l'abbiamo visto nell'esame, nelle votazioni degli emendamenti, dove questo decreto legge uscirà tale quale è stato creato ed è venuto qui in Senato, ma sono sicure, siamo sicuri che tutti noi, anche chi della maggioranza appartiene, ha capito dove sono le criticità e le perplessità. Sono state esternate, sono state rappresentate in commissione a lungo e in quest'Aula. Il risultato è poi invece che arriva qui un decreto in quest'Aula che in pochi giorni dovremmo noi esaminare. 50 giorni è restato alla Camera. È stato varato, è stato al 23 di dicembre. I tempi che ci sono stati non sono stati sicuramente sufficienti a poter apportare delle modifiche. Qui in questo Senato più di uno dei colleghi ha rappresentato e ha detto dove vi sono dei problemi. E i problemi sono gravissimi. E questo è l'ennesimo provvedimento dove si va proprio ad inquinare quello che è un sistema che dovrebbe essere della giustizia. E sta diventando un sistema dell'ingiustizia e pura ingiustizia. Noi abbiamo proposto anche una questione pregiudiziale di costituzionalità, quindi non stiamo parlando anche solo del merito del provvedimento, ma un problema di costituzionalità, dove sarebbero i requisiti intanto di urgenza in particolare per questo provvedimento. L'urgenza forse è quella di evitare, liberare dei criminali che sono detenuti dentro le nostre carceri. Un problema quello delle carceri che è sentito, ne stiamo parlando in continuazione. Abbiamo cominciato questa legislatura con l'aprire le indagini conoscitive. Aprire delle indagini conoscitive che poi non sono mai state fatte, mai portate a conclusione. Non sappiamo neppure se tutti i provvedimenti che abbiamo varato fino ad ora, non sappiamo nemmeno l'incidenza che hanno avuto. Non sappiamo se per lo svuotamento delle carceri è necessario incidere sulla custodia cautelare, sulla liberazione anticipata, sulla depenalizzazione. E il risultato cos'è che ha fatto governo e maggioranza? Ha provato un po' tutte le vie. E ne sono venuti fuori dei provvedimenti assolutamente frammentari, disomogenei, disorganizzati. E l'unico effetto è stato quello di creare una destabilizzazione del sistema. Una destabilizzazione che, signori, non solo noi in questo Parlamento ne discutiamo, è una destabilizzazione che si vede proprio nelle nostre città, in mezzo alla gente. È questo che si vede, perché nel momento in cui noi leggiamo in un articolo di giornale che un criminale, per qualche ragione ormai, ragione, frutto di questo modo di fare normazione, arriviamo a un criminale che lo si vede dopo poco aver commesso il delitto per qualche ragione libero. Ma a chi lo viene a dire? A chi lo va a dire alla persona offesa del reato, alle vittime di quello che sta succedendo? Come si può giustificare loro che chi si è macchiato di un grave crimine si trova poi a vagare tranquillamente all'interno della sua casa, magari gli arresti domiciliari o peggio, quello che è previsto in questo provvedimento, con una liberazione anticipata, quindi la possibilità proprio di uscire direttamente dal carcere. Chi lo va a dire? Noi della Lega Nord, nell'ultimo fine settimana, abbiamo organizzato una cinquantina di fiaccolate in moltissime città italiane. Sono state delle fiaccolate alle quali hanno aderito non solo gli militanti della Lega, simpatizzanti della Lega Nord, ma tantissime persone che hanno sentito nei nostri argomenti in quelle fiaccolate si sono sentiti vicini.
Ma fra questa gente, in particolare, ci sono anche le forze dell'ordine, perché quando noi andiamo a guardare, chi poi si troverà a vedere che dopo aver lavorato con turni di notte, con un esercizio di una professione anche rischiosa, che si trova poi alla fine di ritrovare il medesimo criminale, il medesimo delinquente, a vagare nel territorio e continuare a fare quello che faceva prima? Chi glielo fa spiegare? Chi glielo va a dire che devono ottemperare, che devono continuare a adempiere al loro dovere, quando poi ci troviamo di fronte a questo tipo di normazione? E invece che cosa ci troviamo adesso a fare? Ci troviamo qui, troviamo l'ennesima ipotesi di diminuzione della pena anche per reati attinenti alla droga. È inutile che cerchiamo di vestirci di false ipocrisie. Noi della Lega Nord siamo convinti che la droga è un problema gravissimo che non va risolto assolutamente con forme particolari o di attenuazione della pena o addirittura di depenalizzazione. Noi siamo forse gli unici, l'unico baluardo che è restato qui in questo Parlamento a difendere i ragazzi giovani, i nostri figli da questa malnata, da questo insano virus che è la droga, il consumo di droga. Noi ne faremo sempre una battaglia e continueremo a farne una battaglia. Se poi vogliamo entrare in alcuni dettagli che magari sono anche tecnici, ma come avevano detto anche alcuni nostri colleghi, già il fatto di avere previsto che l'affidamento in prova ai servizi sociali, anche per ipotesi di chi è stato condannato per droga, può essere ripetuto per più volte. E alla fine cosa accadrà? Che chi lo fa praticamente non andrà neanche più in carcere. Ma quello che per noi urla proprio ed è veramente una vergogna, noi continuiamo della Lega Nord a parlare di vergogna, ma è una continua vergogna di quello che sta accadendo. Questo articolo 4 che ci parla della liberazione anticipata speciale, rendiamoci conto, questo sì che è destabilizzante per il sistema della giustizia e il sistema del diritto penale. Stiamo prevedendo che per ogni semestre di reclusione vi possa essere praticamente uno sconto di pena di addirittura 75 giorni. Ma ciò che è ancora più indegno e che è assolutamente indegno e incomprensibile è arrivare ad applicare questa norma addirittura in maniera retroattiva. È questo quello che noi diciamo è un indulto. Ma l'indulto, ricordiamoci, in questa maniera mascherata è veramente subdolo. Perché se noi guardiamo l'articolo 89 della Costituzione, se si deve varare l'indulto, se si deve approvare un provvedimento di indulto, vi devono essere le maggioranze di questa Camera, le maggioranze necessarie e qualificate che sono previste. E noi in questa maniera, dove praticamente viene varato un provvedimento che prevede un insieme di sconti per reati anche gravissimi. Ma ricordiamo che anche se a noi arriva un provvedimento per certi versi che è stato anche rimaneggiato, è stato anche sistemato, ma ricordiamoci che questo governo, non si riesce nemmeno a capire adesso qual è, perché in questo momento noi cos'è che abbiamo davanti. Ma se noi guardiamo, nel testo originario era previsto l'applicazione della liberazione anticipata pure per reati di associazione mafiosa. Stiamo parlando di mafia, stiamo parlando di una delle peggiori ipotesi di quello che è essere di inquinamento dell'attività senatore, della politica. Senatore Divina, commessi, rimuovete immediatamente. In questa maniera invece è stato solo grazie alla attimo, Lega Nord che la Camera siamo riusciti con la nostra opposizione, con la nostra ferma opposizione a far togliere questo insano, malnato provvedimento. Cos'è questo? Non è un indulto, è un vero insulto. Colleghi, o consegnate i manifesti o questo è il primo richiamo, poi vi mando in vacanza prima del tempo.